capelli arruffati, le braccia secche secche, una vestaglia e due ciabatte. C'ha la pelle raggrinzita, lo sguardo spesso assente, non cammina, si trascina. Chi la vede sotto casa se scansa per la puzza e c'ha pure un po' paura. Lei se arsa la mattina non passa per lo specchio e come sta va a fa la spesa. Pane, latte e biscotti, 10 scatolette di cibo per i gatti. Poi ritorna sulla strada come una donna sola che per tutti è la gattara. Se ne va a sfamare tutta la città per i giardini e i cespugli dell'altri cortili. Lei che ha ancora un po' d'amore e di pietà un branco di micetti per parlare. Va a raccogliere due cartoni davanti a un cassonetto e fa una cuccia a quei gattini. Se lo pia in braccio la carezza e ci si sfoga. Micio, io come te vorrei avece 7 vite per rinascere uguale a voi. Ma rinascerei lontana dall'essere umano che sta vita la consuma. Se ne va quando non c'è più niente da fare e nei cortili accendono i lampioni. Tornerà a casa da qualcuno che non ha, mangerà, prenderà qualcosa e dormirà. Io mi ricordo Roma, ai tempi della guerra, la fame, la paura, papà che non tornava, lanciavano le bombe e mamma mia piangeva, diceva zitta e buona, il gatto era vicina. Grazie.